Intanto sull'Emilia una grandissima soddisfazione per una vittoria che mi faccia dire era abbastanza annunciata, anche perché Bonaccini aveva governato benissimo quella regione, ottenendo dei risultati molto importanti in campo sanitario, in campo dei risultati economici, quindi anche occupazionale, e meritava di essere riconfermato. È stata una bellissima vittoria, ed è una vittoria che dice anche una cosa molto chiara, e cioè che il vento di Salvini piano piano si sta arrestando, che il populismo enuncia i problemi ma non li risolve, non fa avere certe convincenti. La candidatura che era stata messa in campo da Salvini non era una candidatura diciamo convincente nell'elettorato, e sicuramente il referendum che lui ha chiesto su di sé è un referendum che Salvini ha perso. Ecco, per quanto attiene Italia Viva, che ruolo avrà in futuro? Beh, intanto Italia Viva ha fatto una bella corsa all'interno della lista Bonaccini, raggiungendo un risultato più che soddisfacente, e quindi è soddisfatta, insomma, del dato ottenuto. Anche Liguria giocherà un ruolo di primissimo piano. Naturalmente noi abbiamo chiesto che ci sia una forte chiarezza programmatica su temi cruciali come le infrastrutture, il tema della gronda, il tema dell'occupazione nel nostro territorio. Vediamo dove ci porterà la discussione, ma per noi questi punti sono davvero irrinunciabili. Quello che è chiaro in Liguria è che Totti può davvero perdere. Lo dico perché quel risultato fatto a Bologna dello 0,9 è umiliante per la sua grande corsa nazionale. Aveva lanciato un progetto nazionale in pompa magna, beh, direi che lo 0,29% è un risultato che forse, diciamo, fa capire che quel progetto nazionale è fallito, e a breve secondo me fallirà anche quello di Liguria.